indicibile dolore per la suprema salvezza dell'esercito e della nazione. Abbiamo dovuto abbandonare un lembo del sacro suolo della patria, bagnato dal sangue glorificato dal più puro eroismo dei soldati d'Italia. Siamo al sacrario dell'Accademia Militare, appena oltrepassato il portone d'accesso. Sulle pareti si sviluppa il lapidario, inaugurato dal re Vittorio Emanuele III in occasione della sua visita alla città nel 1929. È un elenco continuo di nomi incisi, quelli degli ex allievi caduti nelle varie guerre combattute nel nostro paese, e tra queste, quelli della Prima Guerra Mondiale. Sopra il cancello principale, l'antico motto della resa Accademia di Fanteria e Cavalleria, «Preparo alle glorie d'Italia i nuovi eroi». Soldati a frotte, a crocchi, a gruppi nelle vie, specie dove un'oasi d'ombra alletta fra l'abbacinante candore del selciato percorso dal solleone rovente. Soldati nei caffè, che distendono interminabili teorie di tavolini sotto gli alti portici e lungo i marciapiedi, tra l'ondeggiare lento dei tendoni accarezzati da un filo di vento. Soldati in tutti i negozi a comperare, a contrattare, a discutere, a corteggiare le graziose commesse. Soldati alla posta, al telegrafo, in tutte le case, tutte le finestre, in ogni luogo. Soldati, soldati, soldati. Sempre soldati. Niente altro che soldati.